Con Luigi Caricato per fare un po' il riassunto di questi tre giorni molto particolare in una location differente da quelle note, la Fabbrica del Vapore, Oli Officina Festival 2024 dedicato alla musica, termina con tanti buoni risultati in attesa dell'edizione 2025. Sì, termina con grande successo. Il successo è dovuto soprattutto al fatto che c'è una continuità e quindi di anno in anno, con la 13ª edizione, abbiamo avuto un riscontro ulteriormente positivo, nonostante anche il cambio luogo in cui abbiamo accolto questo pubblico che ci segue ormai fedelmente, e anche di nuovo che abbiamo a che fare con un universo un po' variegato, dove c'è il letterato, dove c'è il musicista, dove ci sono tutte le professioni. E questo è stato il mio obiettivo, quello di trattare l'olio da più angolazioni. L'obiettivo è riuscito e oggi abbiamo già la possibilità di annunciare la 14ª edizione di Olio Officina Festival. Il tema sarà l'olio e il mare. E sarà una grande sorpresa perché presenteremo gli oli conservati nelle profondità marine, gli oli subacquei. E poi ci saranno tante altre novità, perché l'olio e il mare è un legame molto stretto che rimanda al passato, quando anche i lavoratori nel frantoio assumevano il nome legato al mondo marinaro. Quindi il nocchiero, quindi la ciurma, quindi la banchina, quindi la sentina, quindi tutti quei termini marinareschi vengono poi sono stati trasferiti nei secoli passati, ma valevano fino alla prima metà del Novecento nel mondo dell'olio, nel mondo del frantoio, nel mondo in cui si produce l'olio estraendolo dalle olive. Quindi è interessante anche come tema per molti altri aspetti, e questa sarà la novità del 2025.